L'economia è cambiata moltissimo nel corso della mia vita professionale e penso di poter dire che a seguito della crisi attuale essa cambierà ancora più nei prossimi decenni. Gli economisti della mia generazione sono cresciuti credendo di dover analizzare le economie in termini di come se gli individui interagissero solamente attraverso i prezzi di mercato, come se tutti stessimo giocando un gioco economico davanti allo schermo. Nell'intensità delle nostre preferenze, le nostre emozioni, le nostre credenze contano. Naturalmente, sappiamo che è importante capire quanto si può spingere in questa tesi atomistica, egoistica, Gary Becker, che è stato il successore di Milton Friedman a Chicago, è il migliore esempio di questa strategia. Nel giorno in cui sua moglie lo informò che intendeva divorziare, scrisse un articolo sull'economia del divorzio. Si può distinguere tra le diverse discipline nelle scienze sociali, sia sulla base della metodologia adottata oppure sulla base dei fenomeni che si studiano. Gli economisti prendono entrambe queste strategie. Noi consideriamo i fenomeni come parte della vita economica. Li vogliamo studiare sullo studio delle metodologie, ma non funziona. Le credenze e le emozioni sono importanti ai fini delle decisioni economiche. Come George Akerlof ha detto chiaramente ieri, il concetto di equità penetra tutte le decisioni del mercato del lavoro, ma questa equità o onestà non può essere spiegata con il concetto di massimizzazione. La massimizzazione razionale non è un buon modo per comprendere le decisioni degli investitori, ci sono molti esempi in questo senso. Noi siamo tutti ora economisti comportamentali e l'economia è la scienza del comportamento e abbiamo qui fra di noi uno dei principali esponenti dell'economia comportamentale. Il comportamento della gente che si comporta in modo diverso rispetto a un computer, è un aspetto importante ai fini della decisione e degli esiti economici. Sappiamo che inglesi e francesi sono stati in guerra per 700 anni e questo si applica anche all'ambito economico. Mi ricordo Frank Ham, quando studiavo, che sottolineava che nessun economista francese aveva compreso Keynes, gli inglesi si ritengono pragmatici, i francesi cartesiani. È giusta la pratica, ma che dire della teoria, dicono i francesi. Le università americane hanno formato molti talenti ed è uno dei loro punti di forza. Roland Benabou è un professore, per me è un piacere presentare Roland, che è un intellettuale francese, scrive meravigliosi testi in inglese e pone quesiti analitici che gli inglesi preferirebbero lasciare alla discussione dopo un buon bicchiere di porto. Grazie di queste gentili parole di presentazione, è un piacere essere qui. Possiamo far partire la proiezione? Vorrei le mie diapositive. Grazie. Non vediamo le diapositive. Grazie. Mi alzo così magari mi vedete e mi sentite meglio. Parlerò della formazione della persistenza di convinzioni collettive, in particolare quelle di interesse per gli economisti, che di solito pensano che i singoli sono soggetti razionali. Mi occuperò in particolare di quelle che coinvolgono la distorsione della realtà o la dissonanza cognitiva. Nell'ambito economico sono aspetti importanti
Si parla di eccessiva presunzione organizzativa, esuberanza di mercato, contagiosa in particolare nel mercato azionistica, ideologie politiche, cultura, religione. E poi parlerò delle prime tre, o forse le prime due se il tempo mi sarà nemico. Groupthink è un concetto che ho mutuato da Janis, il quale studiava la politica estera e dice di aver individuato otto sintomi del pensiero di gruppo, quindi illusione di invulnerabilità, razionalizzazione collettiva, convenzione della moralità intrinseca, eccetera, per cui le organizzazioni di diverso tipo generalmente adottano decisioni sbagliate e parla di uno schema di pensiero, quindi si tratta di come capire come la gente pensa, che è caratterizzato da autoinganno, forzata fabbricazione del consenso e conformità a valori etiche di gruppo. Per fare un esempio, parleremo di ideologia. Prendiamo in considerazione una questione sulla quale non possiamo che essere d'accordo, cioè la libera impresa e il libero mercato sono il sistema migliore su cui basare il futuro del mondo. Qui abbiamo i vari gradi di accettazione, cioè totalmente d'accordo o del tutto contrario. In genere le risposte sono molto diverse, sia all'interno di un paese che tra paesi. Questa è un'indagine in cui sono state coinvolte migliaia di persone e vediamo innanzitutto che, diciamo che il grado medio di convinzione nel mercato, cioè blu, vediamo che la media è 61%, con un'ampia dispersione. In alcuni paesi, per esempio gli USA, il 71% risponde sì, sono d'accordo con il concetto la libera impresa, il libero mercato, sistema migliore su cui basare il futuro del mondo. La Cina, che è verso la fine, è ancora più a favore del libero mercato, 74%. Questo è un fenomeno recente. All'estremo opposto abbiamo la Russia. E poi la Francia col 36%. Ecco, questo è ciò che la gente dichiara quando gli si chiede qual è il ruolo della libera impresa. Chiediamo ai tecnici di risolvere il problema dell'audio perché l'interprete non sente più nulla in cuffia. Ecco, l'audio è tornato. Qui vediamo un grafico che indica. Scusate, devono risolvere il problema dell'audio perché l'interprete sente a scatti. Lo si può fare anche con altri indicatori. Questo è un indicatore della regolazione del mercato del lavoro e dove la gente crede nel mercato, Canada, Stati Uniti, eccetera, eccetera, c'è ancora una regolazione del mercato del lavoro. Negli altri casi, Francia, Turchia, eccetera, invece succede l'opposto. Allora, uno può dire che la democrazia funziona, la pressione politica funziona, e questo è quello che fa il sistema politico a seconda di quanto si ama il libero mercato. Poi un'altra possibilità è dire da dove vengono queste convinzioni, in che modo, oggi come oggi, si hanno idee così diverse rispetto a come funziona il mondo. Può darsi che ci sia qualcos'altro, in un'altra direzione. Cioè non che la gente abbia quello che crede o quello in cui crede o che vuole, ma che alla fine cominci ad apprezzare quello che ha. Questa potrebbe essere appunto una delle osservazioni da fare ed è quella che volevo fare anch'io. In generale c'è tutta una serie di convinzioni importanti dal punto di vista economico che riguardano le teorie del mondo e che sono molto diverse da un paese all'altro. Abbiamo visto i meriti relativi dello Stato e del mercato, anche il ruolo dello sforzo rispetto alla fortuna, nella vita, poi la fiducia, che è fondamentale ovviamente anche in seno a questo festival, poi la religione, la cultura, eccetera, tutte visioni che cambiano da un paese all'altro e sono correlate alle politiche,
sono strettamente individuali, diciamo. Ogni gruppo o paese ritiene che il proprio modello sia quello giusto, e questo vale, se vogliamo, anche per la religione. Cosa non strana, non è difficile trovare una dimostrazione che queste convinzioni non sono realistiche. Ciò nonostante, non demordono e molto spesso possono essere utili, magari dal punto di vista del morale, della speranza che la gente ha, oppure possono essere viste anche come fonte di drammi. Vediamo un esempio. Questa è la convinzione che il reddito derivi dalla fortuna, e vediamo la spesa sociale in rapporto al PIL. Vedete che chi ritiene che la fortuna sia centrale ritiene che ci debba essere una ridistribuzione, viceversa chi crede che il guadagno dipenda dalla fatica o dal talento non lo vuole. Poi religione, l'importanza di Dio nella vita di una persona. Da un lato abbiamo Svezia, Danimarca, l'Italia un po' a metà strada, e dall'altra parte l'Irlanda e gli Stati Uniti, e quindi più si crede in Dio meno c'è spesa sociale. Allora qual è l'origine, diciamo, che cosa traina e che cosa si fa trainare? Ma guardiamo anche a dei problemi minori, cioè pensiamo all'organizzazione, alla burocrazia, eccetera. Anche qui vediamo talvolta dei comportamenti strani che hanno delle conseguenze negative. Dopo un dramma aziendale, un dramma economico, spesso ritorna un termine che è quello dei segnali di allarme. Spesso molti segnali di allarme vengono ignorati perché la gente in realtà non li vuol vedere, e questo si lega a tutto il discorso un po' della razionalità. Si tende a pensare che adesso le cose siano diverse rispetto al passato perché siamo più intelligenti, perché abbiamo strumenti migliori, eccetera. Anche molto spesso dal punto di vista delle truffe, chi le opera riesce a trovare il modo di giustificare quello che fa, cosa che magari non farebbe in altri ambiti della vita. Quindi anche l'autopercezione, la percezione di sé è fondamentale. Un esempio di un wishful thinking disastroso potrebbe essere quello dei disastri del Challenger e del Columbia. Si è documentato in questo caso il grado in cui si è voluta negare la realtà, negare l'evidenza, e ancora la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti, come probabilmente anche altrove, aveva un po' lo stesso tipo di approccio, e l'effetto l'abbiamo visto tutti. Nei mercati molti dei partecipanti vengono presi da qualche eccitazione assolutamente irrealistica, priva di una base, e su questa base poi finiscono per fare delle scelte di investimento negative, dannose. Quindi si comincia a pensare che ci vogliano nuovi meccanismi di valutazione. Ci sono degli elementi psicologici, l'eccesso di ottimismo, eccetera, che sembrano essere importanti per capire questi, però non è l'unica cosa importante. La cosa fondamentale è l'interazione tra gli incentivi, i mercati, eccetera, e il fatto che spesso si investe nelle proprie convinzioni, o perché così uno si sente meglio, pensa di aver fatto la strada giusta, o perché magari uno ha la sensazione di realizzarsi di più. Per il resto, oggi volevo passare dal micro al macro e parlare un po' di realismo e negazione nei piccoli gruppi, squadre, equipe, aziende, gerarchie, governi, eccetera, e la seconda parte, manie finanziarie e crolli e benefici societari, ideologie stataliste e di laissez-faire. Qui potrei riportare alcune citazioni, ma qual è il ruolo della visione collettiva in questi fenomeni? Vorrei poi anche cercare di illustrare il modo in cui gli economisti cercano di
razionalizzare o di interpretare questo tipo di interazioni e il tipo di risultati che questo può apportare. Ma partiamo quindi dalle organizzazioni, ovviamente facendo l'esempio di un'azienda, può essere una banca ma anche un'azienda pubblica. Partiamo da alcuni dati emersi dalla ricerca, alcune sono proprio delle citazioni tratte dai mezzi di comunicazione. C'è la possibilità appunto che la gente non sia molto razionale nelle sue scelte, nell'elaborazione anche dell'informazione esistente. Uno vede quello che vuole vedere. Questo è tratto da un lavoro relativo appunto alla struttura dei processi dello shuttle, in cui si sottolinea che i dirigenti hanno rifiutato di avere delle immagini dei danni per poter fare una valutazione del grado e della gravità del danno. Preferivano quindi decidere in anticipo che cos'era la realtà e su quella base quindi scegliere le informazioni che accettavano e quelle che rifiutavano. Analogamente si è scritto moltissimo sul caso Enron, anche qui c'è stata una sorta di cecità soprattutto da parte dei CAO, che non soltanto hanno perso un sacco di soldi, uno in particolare, ma hanno avuto un atteggiamento anche cinico, con un danno finanziario che è andato a scapito suo prima ancora che del resto dell'azienda. Poi James Cain, il CEO della Bear Stearns, che era un multimiliardario, aveva un 6% del capitale in mano e durante la crisi andava in giro a giocare a golf e a bridge, e poi qualche mese dopo aveva perso tutte le sue ricchezze, gli era rimasto qualche triste e misero milione. Poi c'è la cosiddetta normalizzazione della devianza, cioè quando succede qualche cosa dovrebbe essere vista come un segnale che fa pensare, ma siccome la cosa non ha magari un effetto ciclopico, allora si cerca ancora una volta di interpretarlo come se non fosse accaduto o se fosse semplicemente una situazione normale. E quindi si finisce per preoccuparsi sempre meno invece che sempre più. Uno dice, vabbè, comunque fino adesso è andata bene. Anche di questo, di esempi nel settore finanziario ce ne sono stati parecchi, quindi l'idea per esempio che ci fosse stato un errore di progettazione viene interpretato diversamente e anomalie che non avevano portato a dei danni catastrofici sono stati visti come una fonte invece di dati tecnici utili. Il regolatore ovviamente è sottoposto a pressioni politiche, però anche qui c'è spesso una forma di cecità, una non volontà di guardare i dati in faccia. Documento relativo alla Securities and Exchange Commission, anche qui sono emersi vari segnali d'allarme che non hanno però indotto un intervento corretto, né una maggiore attenzione. C'è stata una scarsa attenzione all'intero settore, non era stata portata a termine una vera e propria ispezione al momento in cui è arrivata la crisi. Lo stesso vale poi anche per la Fed. Una delle persone della Fed, Gramlich, aveva avvisato Greenspan del rischio relativo al settore dei mutui. Però in realtà Alan Greenspan non gli ha assolutamente dato peso. Quindi quando stati come la Georgia e North Carolina iniziarono anche a passare leggi più severe contro pratiche abusive della concessione dei prestiti, si riuscì a proibire addirittura di investigare le agenzie locali delle banche nazionali. E poi ancora, impero o atteggiamento o empirismo?
Un altro funzionario della Casa Bianca disse che altre persone come me erano in quello che io chiamo una comunità basata sulla realtà, che definì come persone che credono che le soluzioni emergano da uno studio assennato della realtà. Feci un cenno con la testa e mormorai qualcosa su principi illuministi e empirismo. Lui mi interruppe. Non è questo il modo in cui funziona il mondo oramai, continuò. Siamo ormai un impero, quando agiamo creiamo la nostra realtà e mentre tu studi quella realtà noi agiremo di nuovo, creando altre realtà che tu puoi studiare. Questo è il modo in cui le cose si risolveranno. Noi siamo gli attori della storia e a te e a tutti voi non resta altro da fare che studiare quello che facciamo. Quindi il discorso era, voglio studiare le realtà create dagli altri. Questa è una vignetta, non so se riusciate a vedere cosa c'è scritto sotto. Dice, si è deciso ufficialmente di mettere la testa sotto la sabbia. Ma passiamo a questo punto a come potremmo ragionare su queste cose. Partiamo dall'idea di un'azienda, ancora una volta, dove i partecipanti, i lavoratori, eccetera, possono scegliere di lavorare di più o di meno per raggiungere gli obiettivi dell'azienda, o si può investire in un progetto. Che poi questo funzioni o meno lo si saprà magari dopo qualche anno. Può andare bene, può andare male, si può diventare poveri o ricchi, si può perdere tutto, il lavoro, la pensione, si può finire in galera se si è fatto qualcosa di illegale, e tutto dipende da quello che fanno altri, perché noi lavoriamo, investiamo, facciamo mille cose e dipende anche dal fatto che sia un'azienda che vale, se offra dei prodotti che hanno un mercato, se si investa in un mercato forte oppure no, eccetera. Questa è un po' la parte economica classica del problema, però poi ci sono le emozioni, quelle anticipatorie cosiddette, cioè ci si proietta nel futuro e a quel punto o ci si preoccupa o si è felici a seconda della nostra immagine del futuro, positiva o negativa. Se sembra che il progetto di quell'azienda sia quello giusto, si tende a sentirsi a proprio agio, avere molta fiducia, si tende a essere anche più produttivi. Se invece si ha la sensazione opposta, se ci si sente incerti, si ha la sensazione che l'azienda possa finire male o se abbia fatto qualcosa di illegale, a quel punto si è tutti stressati e si tende a avere comportamenti molto minore, così, improntati all'ottimismo. Quindi anche il futuro in qualche modo, la nostra visione del futuro influenza il nostro comportamento quotidiano e non soltanto questo viene influenzato dalla informazione oggettiva. Bisogna comunque chiedersi che cosa allora dovremmo ritenere. Una convinzione deriva da un insieme di valutazioni oggettive e aspetti invece emotivi o psicologici. Quindi, che ne so, sembra che il dirigente di un'azienda sia uno con la testa sulle spalle oppure no, si dice che c'è una bolla nel mercato immobiliare o no, cioè, si raccolgono delle informazioni. Queste informazioni però oltre a raccoglierle vengono poi elaborate, soprattutto quando sono informazioni che preoccupano. Allora a quel punto c'è una scelta, conscia o inconscia, di riconoscere e individuare le informazioni e studiarsele, analizzarle oppure cercare di nascondersele. Quindi uno dice, ok, se ci può essere una scelta difficile, nel senso che uno dice, vabbè, se io queste cose non le so, sto meglio, però è anche vero che se non le vedo o non le osservo, posso correre dei rischi. Anche qui ci possono essere delle bandiere verdi o rosse per dire questa è una cosa che posso fare o questa è una cosa che non posso fare. Questo è un tipo di progetto che razionalmente potrebbe funzionare o questo no. Ci sono due cose fondamentali che si possono fare.
Anche qui bandiera rossa o bandiera verde. Quando c'è una bandiera rossa uno si ferma e limita le perdite. Di nuovo è andato via anche a me. Oppure ci può essere un'informazione positiva che può indurre quindi a andare avanti. Però ci possono essere due strategie diverse. Quella può essere realista, cioè riconoscere le cose, ricordarle, agire di conseguenza, oppure quella che si basa semplicemente su una negazione. Si può in parte essere idealista, in parte realista. E forse, come dicevo, più si negano i rischi, meglio ci si sente, perché il futuro sembra più roseo. D'altro lato però questo può avere un costo alla fine della fiera. Quindi guardare le cose con gli occhiali rosa fa bene, come vediamo. Questa signora dice: adesso che ho ricominciato a negare le cose sto molto meglio. Che cosa succede poi alla fine resta da vedere. Allora cerchiamo di rappresentare anche questo scambio tra queste due possibilità. Come si reagisce a una brutta notizia? Supponiamo che ci sia una bandiera rossa, un segnale di pericolo. Uno cosa fa? La riconosce ed è realista, può essere realista al 100%, che è rappresentato dall'1, diciamo, sul grafico, oppure se uno va all'estremo opposto, se uno è molto suscettibile alle paure, alle speranze, eccetera, eccetera, uno può arrivare a dire no, io realismo zero e qualsiasi cosa non vada, uno mette la testa sotto la sabbia, fa finta che la bandiera rossa fosse verde. Ognuno di noi si può localizzare un po' tra uno di questi due estremi per cercare di capire qual è il nostro atteggiamento rispetto a queste cose. Ci possiamo riscoprire completamente realisti o completamente irrealisti. Dal punto di vista della psicologia individuale, ovviamente nessuno di noi si situa nello stesso punto, ma siccome tutti interagiamo e bene o male lavoriamo magari tutti all'interno di un'azienda, anche la nostra disponibilità o la nostra tendenza a mettere la testa sotto la sabbia è influenzato anche dall'atteggiamento che hanno tutti quelli che ci circondano. Ci sono due situazioni che possiamo immaginare, una positiva e una negativa. Quella positiva è quando c'è una buona morale generale, che può andare bene, morale veramente non tanto morale, ma nel senso di un buon umore, ecco, una grande fiducia, ecco, dove si ritiene di avere possibilità di avere successo anche quando le cose non vanno benissimo. Può andare bene magari in una squadra di calcio. Quando c'è una cattiva notizia, magari un progetto non ha avuto la sua resa, uno può dire non voglio dedicarmi ancora a questa cosa, però se qualcun altro rimane ottimista e continua ad investire in questo, bene, cioè sono contento. Analogamente in una squadra sportiva, se uno dice avrò poche possibilità di vincere, magari non mi darò troppo da fare anche per evitare di rompermi una gamba sul campo, però mi va bene se gli altri giocatori hanno maggiore fiducia e si danno da fare. Questo perché in questo modo aumenta la nostra possibilità di vincere la partita. Quindi questa è la situazione in cui le persone che sono attorno a me sono illuse o negano la realtà difficile, ci può essere questo tipo di reazione che per me è positiva, cioè mi va bene il fatto che ci sia una negazione della realtà da parte degli altri. Quando c'è un rischio, quindi gli altri non accettano questa realtà, questo in qualche modo mi aiuta, perché anche il mio modo di sentire, di vivere, in qualche modo è aiutato da questa visione irrealistica degli altri. Ci possono essere diversi gradi poi di suscettibilità alla paura o alle speranze. Anche lì dipende molto però dall'atmosfera che ci circonda, qual è la visione che ci circonda. In alcuni casi ci può essere anche una maggiore disponibilità ad accettare il realismo quando si è circondati da realisti. L'altra situazione interessante è
quella che io ho definito groupthink, pensiero di gruppo se vogliamo. In una situazione possibile, una situazione positiva, diventiamo tutti ricchi, e invece nella situazione brutta diventeremo tutti poveri. Allora chi non sta attento alla bandiera rossa e continua a fare cose, accordi scarsamente legali o a rischio, che possono implicare un rischio, mi dà un timore molto forte della realtà. Questa è la situazione in cui la negazione altrui peggiora addirittura la situazione, mi dà ancora più paura, e quindi anch'io avrò la tendenza a mettere la testa sotto la sabbia anch'io. People in denial who can't, stop for red lights and are imposing greater risks, I'm going to also join them in denial. E di conseguenza mi unisco a questo gruppo di struzzi. Questa è il cosiddetto principio MAD dell'illusione reciprocamente condivisa. Quando evitare la realtà da parte, l'evitamento della realtà da parte degli altri è benefico, e le strategie cognitive del singolo tendono a controbilanciarsi. Quando evitare la realtà da parte degli altri invece è dannoso, le strategie cognitive si amplificano, si complementano. All'interno di un'organizzazione quindi si tende a pensare alla realtà in modo interdipendente, soprattutto nel secondo caso. In altri termini, soprattutto quando gli altri non vogliono vedere la realtà, c'è una maggiore possibilità che anch'io non voglia vederla. Questo principio MAD vuol dire anche matto in inglese, dovrebbe essere ridefinito, chiamarlo il principio MAD-OFF, perché questo è uno degli esempi migliori in cui non si è voluto vedere il rischio, che ha portato poi a investire pensando di avere un 12-15% di reddito sugli investimenti tutti gli anni, qualsiasi cosa succedesse. Poi cos'è successo lo sappiamo tutti. Per motivi di tempo cercherò di essere rapido. Qual è il risultato di questo piccolo esercizio? La stessa organizzazione o altre simili possono avere una cultura realistica o di negazione. Nel caso in cui la negazione è dannosa, questo induce queste illusioni congiunte. Tutti continuano nella loro rotta ignorando le bandiere rosse perché hanno paura di guardarle. Bandiere rosse che fanno paura proprio perché gli altri le ignorano e quindi aumentano il rischio di tutti noi. Quando è che è più probabile che ci si unisca in questo atteggiamento? Quando i partecipanti hanno un destino comune, hanno meno opzioni di uscita, e quando il progetto è più rischioso, che quindi fa pensare se ci va bene diventiamo tutti ricchissimi, altrimenti falliamo tutti, e poi quando ci sono nuove tecnologie in gioco come l'indebitamento finanziario, potenti incentivi salariali eccetera, e arriviamo alle gerarchie, alle culture corporative, culture aziendali. Alcuni sono più importanti di altri, allora ci viene da pensare che ognuno debba adattare il suo modo di pensare a quello di chi è al di sopra di me, e quindi le cui scelte hanno un impatto importante anche su di me, sul mio benessere, sul mio salario, eccetera, eccetera. Quindi i risultati miei personali dipenderanno dal fatto che l'azienda abbia un progetto che funziona oppure non funziona, ma dipenderà anche dalla misura in cui chi dirige l'azienda gestisce una situazione di una bandiera rossa. Allora, se lì lui si ferma, ci saranno perdite più ridotte per lui e per noi lavoratori. Se invece il dirigente o la direzione va avanti ignorando i rischi e continua a investire di più, a aprire altre aziende, assumersi altri rischi, in qualche modo potremmo effettivamente perdere il lavoro, perdere la pensione e tutto, però gli andiamo dietro. Allora questa
idea che la nostra visione del mondo sia comunque interdipendente e che soprattutto ci sia una direzione che è data da chi ha il maggior potere, il maggior peso. Possiamo pensare a una semplice gerarchia: un dirigente, due lavoratori, ovviamente potremmo pensare anche a un matrimonio, un marito e una moglie. La cosa interessante è quando c'è l'illusione di una persona che è molto dannosa per gli altri, ma non avviene l'opposto. Nel mio caso è stato il manager. In questa situazione lo stesso principio MAD indica che il lavoratore è quello che dovrà adattare il suo modo di vedere la vita. Se guardiamo qui il grafico, se il boss è realista, quindi affronta con realismo i dati negativi, lo stesso faranno i lavoratori. Saranno pronti ad affrontare questo problema, perché i danni sono limitati. Se invece però il capitano della nave nega e quindi ci porta verso un disastro, io non ci posso fare molto, allora c'è la tendenza a dire, beh vabbè, allora a questo punto evidentemente saprà quello che fa. Quindi chi si trova in una posizione subordinata adotta la visione del mondo di chi è al di sopra di lui, che sia realistica o che sia illusoria. Come è possibile lottare contro questo quando c'è appunto un atteggiamento negativo di negazione? Un tipo di interazione come quella che avviene nello sport. La morale di gruppo, ecco, in questo caso non vogliamo evitare di incoraggiare l'ottimismo, vogliamo che la gente magari esageri con l'ottimismo, e questo è l'atteggiamento che tengono di solito i datori di lavoro o gli allenatori sportivi quando cercano di stimolare i giocatori o i lavoratori. Nel groupthink bisogna prendere atto del fatto che possono esserci delle illusioni collettive che possono danneggiare il benessere sociale. Noi naturalmente vorremmo che fosse possibile che qualcuno ci tirasse fuori dalla sabbia quando mettiamo la testa sotto, però a volte ci piace tenere la testa sotto la sabbia, quindi c'è un problema di impegno ad affrontare la realtà. Pensiamo alle Cassandre che continuano a lanciare dei segnali di allarme che nessuno vuol guardare. Però quando alla fine il pericolo lo affrontiamo ci accorgiamo che in realtà non vogliamo guardarlo, quindi non è facile ascoltare le Cassandre o questo fenomeno del pensiero negativo collettivo. È importante capire il ruolo delle istituzioni o anche alle garanzie costituzionali di libera stampa, libero pensiero e parola. Queste istituzioni a volte incoraggiano il dissenso e è un modo per impegnarci ad affrontare la realtà anche quando sappiamo che spesso non si vuole guardare in faccia le brutte notizie, però le dobbiamo guardare in faccia, quindi dobbiamo tutelare le Cassandre se vogliamo, è cosa che non è sempre facile da fare. Passiamo ora all'interazione di mercato. Questo è l'argomento del nostro dibattere. È una storia simile, però getterà l'accento sulle interazioni tra le persone in un'azienda e come affrontare la realtà e il pensiero degli investitori e come affrontare la realtà. Vedremo una serie di esempi sul ruolo della razionalizzazione, dell'illusione collettiva, eccetera. Troppe certezze, è difficile per noi vedere uno scenario in cui si possa pensare che andremo a perdere del denaro. Questa è un'affermazione di Joseph Cassano che praticamente ha fatto saltare in aria l'azienda facendo le scelte sbagliate. Alla Lehman, un investitore ha chiesto al direttore finanziario della Lehman perché non seguivano
meno quanto fatto da Citigroup e Merrill, che aumentavano il capitale. Si disse che non avevano bisogno di liquidi e comunque si sono trovati ad affrontare una perdita, perché se uno non vuole riconoscere una perdita fa finta che non esista. E quindi questa è stata la risposta della CFO. Noi sappiamo quando c'è bisogno di preoccuparsi e quando non ce n'è bisogno. Alan Greenspan è stato chiesto se una di queste istituzioni fallisse, questo potrebbe avere un impatto orrendo sull'economia nazionale e mondiale, e Alan Greenspan rispose: non credo che questo succederà, credo nel mercato e nelle sue strutture in cui molti rischi sono stati gestiti con completa copertura, quindi Greenspan credeva che non ci fossero rischi. Questa volta è diverso, si sente spesso dire, non è come nel passato, abbiamo tutte le informazioni che non avevamo in passato, capiamo i dati e possiamo attribuire un valore al rischio. Non è una bolla, disse Rubenstein a capo del Carlyle Group, quindi se non è una bolla che cos'è? La gente comincia a utilizzare diverse tecniche di investimento come il private equity, che aggiunge valore reale. Quindi io credo che ci sia un certo grado di illusione in queste affermazioni. Parliamo di mercato immobiliare, mutui subprime, eccetera. Ecco alcune informazioni e affermazioni. Il consumatore deve essere stato un idiota ad assumersi dei mutui che non sarebbe mai stato in grado di rimborsare. Questo disse John Divini. Divini ha parlato anche di massima forma di investimento, però alla fine sono andati in bancarotta. Facciamo lo stesso esercizio analitico. Qual è la psicologia del singolo investitore e il suo rapporto con le forze economiche o con il mercato azionario o quello dell'immobiliare? Come è potuto succedere che si sia creata questa ondata di eccessiva irrazionalità che ha portato a tutto questo? Quindi, stato una serie di investimenti nel mercato informatico e sappiamo che ovviamente quando succedono situazioni come questa la gente si butta senza pensare alle prospettive future o se sarà in grado o meno di ripagare per esempio un mutuo. Torniamo al discorso della bandiera rossa e di quella verde, bandiera rossa che dovremmo applicare al fatto che il consumatore si è assunto un livello insostenibile di debito. Gli investitori, sia i singoli che quelli corporate, devono essere pronti a affrontare le notizie terribili, per esempio scoprire di avere dei titoli tossici. E quindi cosa succede? Uno può decidere di essere realistico e di pensare al mercato in ribasso, oppure negare e pensare a un mercato in rialzo. Una volta elaborata una notizia, uno può decidere di continuare a mantenere l'investimento, magari non so, uno che ha acquistato una casa può decidere di comprarne altre, o se si è una banca si può adottare una determinata politica, quindi uno può passare a un'escalation o fermarsi, quindi in questo caso si può decidere di prestare attenzione alla bandiera rossa o a quella verde. Poi il mercato dà un suo verdetto, quindi la gente o
può pagare il proprio mutuo o non lo può pagare. C'è una resa dei conti e naturalmente questo può portare a guadagni o perdite a seconda delle scelte. E il prezzo dipende da una serie di cose. Innanzitutto l'entità degli investimenti. Più alloggi sono stati immessi o costruiti sul mercato, minore sarà il loro prezzo. Maggiore il numero di azioni emesse, minore il loro prezzo, quindi l'offerta totale quindi potrà portare a determinati livelli di prezzo che potranno essere alti o bassi, ognuno con un certo grado di incertezza. Nel frattempo, fino a che il mercato non dà un verdetto, si vive o nel terrore o pieni di speranze. E quindi può spingere a adottare il cosiddetto pensiero motivato che ho descritto prima. Quando si è in assenza di liquidità, il mercato non può presentare dei prezzi obiettivi. Ecco la situazione di Lehman Brothers e di Bear Stearns, risale al 2007 in vediamo che ci sono tre livelli. Il primo riguarda gli scambi in mercati attivi con prezzi prontamente disponibili, con prezzi appunto proprio stampati sui giornali ogni giorno. Poi vediamo che si collocano tra il 35 e il 17% nel secondo caso. La maggior parte degli investimenti era nel livello 2, quindi mark to model. Si basava su un modello statistico nel quale uno poteva credere o meno. Percentuali: 56% la Lehman, 74% Bear Stearns. Asset di livello 3, non c'è nemmeno un modello per definire un prezzo, quindi il prezzo riflette le migliori stime del management su quello che i partecipanti di mercato utilizzerebbero nell'attribuire un prezzo all'asset, quindi sulla supposizione. 8% Lehman, 8% Bear Stearns. Fondamentalmente con questi asset cosa possiamo dire? Si può indicare un prezzo che inganna, se vogliamo, l'investitore, ma questo è illegale, ma è facile anche ingannare se stessi, convincersi che questi titoli valgono più di quanto in realtà non valgano. Vedete gli importi, quasi 300 miliardi, e il CDS a livello mondiale è stato di circa 50 trilioni. E tuttavia non c'è ancora un punto centralizzato dove questi asset possano essere scambiati e sia loro attribuito un prezzo. E quindi in pratica è difficile sapere quale sarà il prezzo per un certo periodo, quindi uno vive in una situazione di incertezza che implica ambiguità e anche flessibilità su quello che ci si deve aspettare sul prezzo finale, che questo salga o scenda. A questo punto dobbiamo chiederci questa esuberanza contagiosa, cioè il fatto che la gente non presti attenzione alle bandiere rosse pensando semplicemente che i prezzi degli immobili saliranno. E quindi il fatto che gli altri manifestino la stessa esuberanza, cosa vuol dire? Che c'è una contagiosità? Che questo fenomeno fa sì che i singoli investitori possano essere più o meno entusiasti o esuberanti nei confronti di certi titoli. Ci sono due effetti a tale proposito, dovuto a questa cecità degli altri investitori, a queste bandiere che indicano problemi a venire. Quindi se gli altri investitori sono irrazionali e esuberanti, continueranno a investire, costruiranno sempre più case
acquisteranno sempre più titoli e alla fine ci sarà proprio un'indigestione, quindi il prezzo crollerà con un crollo di mercato e quindi questa cecità altrui danneggia tutti perché andrà ulteriormente a far calare i prezzi dei titoli e delle case. Quindi se io avessi visto una bandiera rossa e avessi l'impressione che gli altri non l'hanno vista, allora io penso che alla fine ci saranno eccessivi investimenti e i prezzi crolleranno. Questo dovrebbe invitarmi alla cautela, cioè se non sto attento, magari non sono fenomeni consci, diciamo, ma se non sto attento alla bandiera rossa, faccio finta che non c'è, se vedo un mercato al rialzo comprerò determinati titoli o comprerò delle case e ci perderò. E quindi queste perdite saranno ancora maggiori proprio perché anche gli altri stanno investendo eccessivamente e quindi il mercato è destinato a crollare. Quindi questo è un invito alla cautela. D'altro lato, anche se non investo più, comunque ho già fatto degli investimenti, sono in questo mercato, ho dei titoli in banca, magari centinaia di milioni, e ho già delle case o dei condomini addirittura, e quindi non ho liquidità, non posso venderli molto facilmente per i motivi che ho testé elencato. E pertanto, se c'è una situazione di bandiera rossa, io andrò incontro a delle perdite per gli investimenti che già ho fatto e potrebbe essere difficile che io lo riconosca, che lo veda mia moglie o gli altri azionisti, ma queste perdite ci saranno. Sono perdite che peggioreranno proprio perché tutti hanno sovrainvestito e quindi il mercato è destinato a crollare. Pertanto, se questo effetto di peggioramento della società domina, allora a questo punto ci sarà un maggior numero di persone che per la esuberanza razionale continuerà a investire attivando un ciclo vizioso con la contagiosità e questa mania di mercato, per cui bisogna stare attenti. Ecco, quando arrivano le cattive notizie bisogna stare attenti e quindi in queste condizioni elencate in diapositiva, se le cose vanno bene il mercato diventa realistico, si ferma quando vede la bandiera rossa, però allo stesso modo può essere che la ignori questa bandiera rossa e quindi verrà coinvolto in questo eccessivo ottimismo e in questo sovrainvestimento, per cui questa mania di mercato diventerà contagiosa con eccessivi investimenti e un crollo finale. Non parleremo di ideologia perché il tempo è tiranno. Vorrei concludere con cinque principali risultati. L'idea che la negazione è come una malattia, è contagiosa quando fa male e quando è positiva la chiamiamo morale o moralità, ma non si diffonde abbastanza velocemente. Il realismo collettivo e il pio desiderio collettivo possono divenire persistenti nelle aziende, nelle amministrazioni eccetera, e in particolare si partono dall'alto o permeano tutta la struttura in modo gerarchico, quindi è necessario avere delle tutele costituzionali a livello di istituzioni ma anche di aziende. Attenzione alla mania e ai crolli di mercato che operano secondo gli stessi meccanismi, per cui abbiamo bisogno di qualcosa che ci porti a guardare in faccia le evidenze negative. Di questo aspetto non ho parlato. Lo stesso si applica alle credenze, il fatto che uno creda che i mercati vanno bene, i governi funzionino bene, come ho detto all'inizio. Ecco, si può essere questa illusione collettiva in cui alcuni paesi credono troppo nelle virtù del mercato o della deregulation, mentre in altri crede proprio nel centralismo, nello statalismo. Quindi dobbiamo riconoscere che queste illusioni collettive derivano dai tratti psicologici del singolo, che sono innati, forse anche difficili da modificare, e quindi abbiamo bisogno di istituzioni che ci portino a guardare in faccia la realtà per evitare questi casi di cecità collettiva. Grazie della vostra attenzione.
Thank you very much, Rollo. Are there people with microphones? Grazie mille. Possiamo avere dei microfoni in sala? I enjoyed that very much. I'd just like to ask Roland if he'd be happy that we put the whole of his presentation up on our website, so volevo that because I cut you short, and I think people would like to see. Rete. Io penso che molti vorrebbero osservare con attenzione tutti gli aspetti di quello che hai detto. C'è una prima domanda qui. Ci scusiamo, ma la domanda evidentemente senza. No, è arrivato il microfono. Posso chiederle dove collocherebbe questo suo programma? Jack Quinns disse che a luglio o agosto del 2007 disse che se questa musica continua a un certo punto, finché continua questa musica si può ballare, quando smetterà non so cosa succederà. Poi è stato mandato via qualche mese dopo a causa delle perdite. Potrei citare mille altre da Jérôme Kerviel, persone che hanno continuato sempre a danzare finché a un certo punto hanno detto non è più il caso. Sembrava che gli altri fossero sciocchi. Lei cosa ne pensa? Ma se ho capito bene la sua domanda, è un po' una combinazione di cinismo rispetto agli incentivi, la pressione di guadagnare di più perché tutti guadagnavano di più, assieme a anche un eccesso di ottimismo, pensando sempre che uno si avrebbe potuto fermarsi giusto in tempo prima di tutti gli altri. La Citigroup non è stata colpita quanto altri, però alla fin fine il colpo non è stato da poco neanche per loro, soprattutto per il secondo ciclo di investimenti che hanno fatto in una fase successiva, e quindi alla fine hanno pagato caldamente il prezzo di questo eccesso di ottimismo. Quindi sembra che un po' questo ritorni, diciamo, si adatti un po' a quello che io ho cercato di chiarire. C'è un lavoro di Phillips Woon che si intitola Rolling Bubbles. Tu e Philip avete detto che vediamo una serie di bolle speculative in tutta l'economia e sono arrivate poi a investire il subprime, il petrolio, eccetera. Quindi una bolla segue l'altra. E quando gli investitori escono da una di queste bolle cascano nella successiva. Ma non conosco questo lavoro che citi, però secondo me l'idea non mi sembra sbagliata. Sia Bob Schoen sul suo libro sulla esuberanza irrazionale e anche Akerhoff con Animal Spirits parlano proprio di come questo è avvenuto nella storia. Cioè di questi cicli di speranza eccessiva seguiti dalla disperazione che si ripetono, perché in fondo la psicologia umana è sempre quella. Gli strumenti che abbiamo a disposizione e diventano sempre più elaborati e quindi anche il peso, l'impatto di questi eventi può essere sempre crescente. Si diceva appunto che ci potrebbero essere molte bolle speculative, alla fin fine uno dovrebbe imparare qualcosa. Secondo questo suo modello c'è la possibilità di imparare qualcosa oppure alla fine gli esseri umani possono anche forse decidere di non imparare? C'è questo rischio? Quindi bisogna capire se c'è modo di capire qualcosa nella realtà, nel mondo reale. Secondo me non c'è grossa possibilità di imparare. Non ce l'ho qui, ma so che c'è ancora una citazione di Greenspan che risale dopo la bolla di internet, in cui disse esplicitamente che c'era stata. No, scusate, è stato dopo i vari scandali e lui aveva detto sì, adesso abbiamo capito quello che è successo, ma la gente tende a dimenticare e quindi ci vogliono delle regole, delle norme
per evitare che queste cose succedano di nuovo. Poi è arrivata la seconda bolla speculativa, allora lì si è parlato contro la regolamentazione, lui stesso quindi non aveva imparato la lezione della storia, secondo me. Non possiamo affidarci molto della psicologia individuale, o forse sì, lo possiamo fare a livello individuale, ma non a livello di gruppo. Cioè è difficile capire che imparare dagli errori della storia. Le istituzioni che hanno una lunga memoria, in termini proprio anche di come strutturare i mercati finanziari o il diritto societario, eccetera, è una cosa che non c'è e che forse dovremmo avere. E lo stesso credo valga anche per la stampa, per i mezzi di comunicazione che di solito hanno la memoria corta, però dovrebbero aiutarci tutti insieme a non dimenticare quello che avviene. Ci sono due domande, una qui e un'altra lì in centro. Farò in italiano la domanda, è possibile? Ultimamente su... Just a second. Can you hear me? Can you hear the translation into English? Can you hear the translation? It's channel 2. La traduzione in inglese è sul secondo canale. Can you hear me now? No? Okay, thank you. Thanks. Okay, good. Can you hear the translation? Can you hear me now? Are you on channel 1 or channel 2? Technical. The translation into English should be on channel 2 on your headsets. Sì, prova a dire qualcosa, se no... The translation into English should be on channel 2 on your headsets. Can you hear channel 2? Si sente la traduzione sul canale 2 verso l'inglese? Dovrebbe sentire sul canale 2 verso l'inglese, per cortesia. La traduzione verso l'inglese dovrebbe essere sul canale 2. La sente adesso? Ok, grazie. Ok, it seems technicalities have been settled. Ok. Good morning, my name is Giornale, ho letto una dichiarazione di by Callisto Tanzi, the person responsible for the Parmalat event, for the bankruptcy, and he was claiming that he had gone through kind of lamentava il fatto che nessun familiare lo avesse, diciamo, tra virgolette, riportato sulla retta via. La domanda è un po' ironica e non è che ora si salvano con solo un ricovero in clinica psichiatrica. Callisto Tanzi ha dichiarato un giornale: io ho sofferto di manie di grandezza, non riuscivo a rendermi conto di quello che stavo facendo, nessuno in famiglia mi aiutava. Giornali di 3-4 secondi. Ecco, non è che vengono assolti Madoff, compreso, con dichiarati disabili, labili mentali. Grazie. Non conoscevo questa citazione, la leggerei con interesse, devo dire. Non conosco questo caso in particolare, però penso sia abbastanza comprensibile che i familiari di Callisto Tanzi non l'abbiano aiutato a guardare le cose con realismo, perché probabilmente loro stessi erano coinvolti in tutto questo e speravano che le cose andassero nel modo migliore, ovviamente non finissero come sono poi finite. Quindi se si ha un vantaggio personale da qualche cosa di rischioso e se si sa cosa significherebbe un crollo, uno il rischio non lo vuol vedere. Immagino che questo abbia indotto anche i suoi familiari a non cercare di fargli aprire gli occhi. Per quanto riguarda il discorso che lei faceva più generale, io credo si debba fare il possibile, cercare, diciamo, di non trattare coloro che sono coinvolti in questa sorta di ondata generale di eccessiva di fiducia e come dei casi patologici. Sono tendenze che in fondo possiamo avere tutti, dipende anche da quali sono gli incentivi che spingono poi a lasciarsi andare a queste illusioni. Io non credo che si dovrebbero certo assolvere
si dovrebbe togliere loro le loro responsabilità giuridiche per quello che hanno fatto, o penali. Anche perché io credo che comunque potremmo trovarci un po' tutti forse in una situazione del genere, se ci fossero gli incentivi adatti, se ci trovassimo nella situazione adatta. La Parmalat finanziava una squadra di calcio, era una delle attività che facevano poi anche amare l'azienda. Scusate, c'è un'altra osservazione fatta, ma il microfono è spento, non sentiamo. Ok, adesso funziona, grazie. Pensavo che rispetto ad altri lavori, molto di quello che si è fatto e scritto sulla bomba speculativa sottolinea queste false convinzioni. Mi sembra che lei però abbia evidenziato un altro fattore che riguarda le preferenze, cioè il fatto che la gente a un certo punto decide, vuole essere ottimista. Il fatto di voler essere ottimista in alcuni casi può essere anche positivo, perché induce anche maggiore attività, maggiore sforzo, maggiore impegno, però in altri casi ha un effetto negativo. Ma allora lei intende dire che secondo lei dovremmo pensare con molta attenzione a quali sono i tratti di personalità che dovremmo cercare di evitare, per evitare di essere eccessivamente ottimisti? Potrei darle una risposta duplice. La prima riguarda forse l'aspetto più da economista. Molti di questi modelli sulle bombe speculative forse non sottolineano l'eccessivo ottimismo. Si è visto spesso che si sa quali sono i rischi in corso. Non ci sono illusioni, anche se pensiamo alla cosiddetta cascata dell'informazione, i modelli di Herding. La gente cerca ulteriori informazioni, segue un po' la massa perché ritiene che sia probabile che la massa abbia maggiore informazione. Io credo che sicuramente qualsiasi statistico direbbe che questo è un atteggiamento razionale, sensato. Quindi da un lato non abbiamo nessuna spiegazione storica o sociologica di questo tipo di comportamenti. Però sappiamo che spesso la gente dice: ma no, stavolta è diversa, io sono più furbo, più intelligente, io mi tiro fuori prima, eccetera, eccetera. Questo tipo di atteggiamento talvolta significa che non c'è una vera e propria illusione che la gente si fa. Bisogna quindi capire le motivazioni anche psicologiche, i timori, l'ansia, la speranza di arricchirsi, che in fondo è una cosa che abbiamo tutti, la competitività. Questo per quanto riguarda la prima parte della sua osservazione. Secondo me queste interazioni tra la psicologia emotiva individuale e le bolle, eccetera, non sia stata in fondo mai analizzata a fondo. In secondo luogo, io credo che collegare le caratteristiche psicologiche a una certa posizione, io credo che questo possa essere difficile da fare, però certe caratteristiche che possono andare benissimo a un certo livello di un'azienda possono in un altro livello diventare pericolose. Non so, chi crea un'azienda, un imprenditore, molto spesso è un soggetto che non ha dubbi, che ritiene di essere in grado di fare tutto quello che vuole, di raggiungere qualsiasi obiettivo. Sono persone di solito che hanno una grande fiducia in se stessi, questo è contagioso ed è anche positivo. Magari può essere utile nel momento in cui c'è bisogno anche di motivare tutti gli altri o di raccogliere capitale, eccetera. Però si arriva poi a una situazione successiva, quando si ha in mano un'azienda grossa, si ha accesso a delle leve finanziarie importanti che possono influenzare il mercato profondamente, allora lì questo atteggiamento può diventare molto pericoloso. Quindi secondo me le caratteristiche che, cioè diciamo, tutti noi abbiamo in una certa misura il rischio di essere troppo ottimisti. Allora, nella misura in cui questo è possibile, può andare bene.
può essere anche utile in certe situazioni, in certi momenti della vita di un'azienda. Possono diventare addirittura utili per creare più stimolo e non implicare questo rischio di contagiare tutti con un eccesso di fiducia veramente rischioso. Questo succede secondo me in una fase successiva. Mi ha colpito anche la varietà di investitori, l'eterogeneità, diverse tipologie di investitori. Io ho amici che hanno guadagnato molto negli ultimi 2 anni, gli hedge fund sono stati spesso molto criticati, però sono stati spesso visti anche positivamente da molti, e molti anche vendendo a breve all'interno di queste bolle finanziarie, facendolo con correttezza, hanno tratto dei grossi vantaggi da questo. Cioè, a me sembra che i hedge fund, quelli grandi, si siano legati abbastanza a un discorso di integrità di giudizio, che effettivamente è utile. In un certo senso una risposta del mercato a quello che lei dice è: bene, questo semplicemente dà la possibilità a quelli in gamba di arricchirsi, perché loro capiscono quando non si deve agire perché il rischio è presente. Allora a quel punto, lo dico in modo anche provocatorio, ma non pensa che in fondo sia così? Sì, questo si lega anche a quello che dicevamo prima: se c'è qualcuno che effettivamente riesce a trarre vantaggio anche dell'eccessivo ottimismo degli altri, questa persona o questa azienda o quello che è, può effettivamente decidere di comportarsi anche in modo cinico. È quando uno è prigioniero dell'ottimismo altrui che allora vuole entrare, allora diventa pericoloso. C'è un ruolo anche per gli investimenti così a brevissimo termine, anche se non è una bella cosa, però li si possono vedere come persone che agiscono semplicemente per arricchirsi. Però agendo sollevano in modo visibile una bandiera rossa in cui si evidenzia che quell'azienda è in una situazione negativa e non positiva. Però si è visto, e infatti lo hanno dimostrato, che questo non basta. E infatti questi interventi di investimento a breve sono stati poi una parte minima del problema, sono stati un 2% del totale. Quindi il fatto che questa gente poi dica sì, io ho una notevole integrità, poi alla fine vuol dire poco. Ci sono altre domande o terminiamo qui? Volevo fare un'osservazione su questo discorso dell'investimento a breve. Questo può creare un mercato in cui, anche se uno magari ne ha pochi di investitori di questo tipo, cioè, capisco che sembrava che volesse fare una domanda, ma non era questo. Però secondo me, cioè, io non sto dicendo che sia una cosa da sostenere, cioè io sono abbastanza d'accordo con quello che dicevi tu. Ci sono altre domande? No? Allora vi ringrazio, direi che gli interventi sono stati molto interessanti. Ho imparato un sacco di cose. Chiunque operi nel mercato finanziario, nessuno che lavori sul mercato finanziario può diciamo ignorare l'importanza anche delle convinzioni personali, delle convinzioni diciamo societali, della società degli investitori nel loro insieme. Indubbiamente le convinzioni personali contano. Come dicevo prima, queste cose di cui normalmente si parla, si dice ah, la gente ha grande fiducia in queste cose piuttosto che in quelle, effettivamente può essere una cosa che magari se ne parla intorno a un tavolo a cena e poi influenza il comportamento di ognuno di noi. Grazie.